Massimo Bacchetto, io non so se cosa si sentirà, perché qua è una festa, è come se avessero vinto lo scudetto, ma così non è, perché sarebbe necessaria ancora una partita. No, è un bellissimo ambiente, hanno fatto anche loro una buona cornice, si vede l'entusiasmo di tanti anni senza arrivare a qualcosa di così importante. Bisogna fargli i complimenti, hanno giocato meglio di noi, sono stati più bravi a non giocare, quindi non buttare bene il muro, ma giocare bene il vento. Noi abbiamo fatto tanti errori all'inizio, durante e alla fine, sull'ultimo gioco poi siamo arrivati lì con due palloni per chiuderla, non sono riuscito a chiuderla e niente, quindi bravi loro e bravi anche noi per essere riusciti ad arrivare sui 10 pari in una partita dove siamo stati sempre fuori dalla gara praticamente a livello del gioco, quindi bravi miei compagni di squadra, adesso ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di preparare bene la prossima. Questo cambio tra Rivetti e Gatto, tra Mura e Centrale, come vai? Come? Questo cambio tra Rivetti e Gatto, tra Terzino e Mura e Centrale a ricalcio. Come mai? Ecco, è stata... Ah no, perché la palla appunto si avvitava, ma non troppo, probabilmente perché del vento si riusciva a ricacciare bene, ma la palla era profonda a causa aria, quindi sicuramente Rivetti riusciva ad avere un po' più di spazio sul muro, quindi era più incisivo sulla palla corta a distacco. Secondo me è stato un buon cambio, siamo arrivati qui davvero a un passo, non siamo stati abbastanza bravi a chiuderla, diciamo, come meglio loro. Credo un pensiero anche a Ricchi, alla famiglia Mollea, non solo le Martini. Preferisco non pensarci perché avrei voluto appunto regalare loro almeno una gioia in questa giornata con la conquista del titolo, spero che si sono rimandate, che riusciremo a dedicargliela per tutti quei successi, mi spiace veramente tantissimo per il Rivetti, per tutta la Lucio de Martiglia e per il Quarto Emilia. Speriamo di riuscire a ripagarli dell'impegno che mettono nella pallavolo e di dargli appunto una gioia in questo momento. Federico Raviola, capitano della Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese, beh, è una festa come se avesse vinto lo scudetto oggi qui a Dolcedo, una festa che è cominciata a mezzogiorno ed è finita con questo 11-10 che ti permette di portare la corazzata Corte Emilia allo spareggio. Io sinceramente una roba così non per essere l'ho mai vista, però non avevo neanche dubbi che non succedesse una roba così in questo sferisterio Dolcedo, perché veramente qua il pubblico è super passionale, quindi hanno fatto un'organizzazione unica, incredibile. Dell'evento è stato bellissimo, credo, per tutti, per noi giocatori che abbiamo vissuto da protagonisti e per tutti quelli che erano fuori. Per quanto riguarda la gara, è stata una partita durissima, siamo partiti bene, poi abbiamo fatto degli errori nella prima parte, dobbiamo anche pagare. La seconda parte, stesso copione, poi loro ci sono venuti un po' sopra, giocando meglio in questo caso, e poi alla fine, quando vai 10 pari, tutto è terminato, c'era anche il fattore campo, il pubblico spingeva tantissimo, siamo riusciti a portarla a casa. Per noi era importante comunque cercare di allungare la serie, era il nostro obiettivo, sapevamo che avevamo alternative, sarebbe stato anche brutto vederli festeggiare con un pubblico così in casa nostra, quindi vediamo la bella, sappiamo che sarà durissima, ma proveremo a giocarci le nostre carte. L'appetito vi è mangiato, no? Quindi adesso sarà una settimana che ti chiederà particolare impegno, soprattutto nella preparazione della gara che vale la stagione. Sì, assolutamente, sabato, anzi da domani si alzerà tutto, resterà comunque un ricordo bellissimo di questa giornata nel mio cuore, nel cuore di tutti, però noi dobbiamo restare concentrati sul campionato e sarà l'ultima settimana e dovremo dare tutto a livello mentale e fisico e giocare sapendo che appunto sarà durissima, ma provare a fare tutto quello che possiamo e vedremo sabato come andrà.